parliamo di un libro che si chiama Stragi e che è stato scritto da Rita Di Gioacchino, che ha al telefono con noi. Buongiorno Di Gioacchino, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a voi. E allora, io Rita Di Gioacchino la conoscevo e la conosco tuttora di fama, nel senso, insomma, che per me tanto è anche un onore. Io ho letto tante cose sue, il libro nero della Repubblica, insomma, che credo che ce l'hanno tutti un po' come libro manuale d'uso per fare il mestiere di giornalista di certe inchieste in Italia. Certo che è Stragi, insomma, è un libro al quale che rischia, insomma, di farci soccombere tutti, perché se uno lo legge bene, c'è questo filo che lega l'Italia di Piazza Fontana con l'Italia delle bombe del 93, l'Italia della trattativa, l'Italia di oggi, generale Moro, insomma, tutto. Uno mette insieme tutti i pezzi e dice: ma in che paese viviamo? E di Gioacchino, in che paese? È un paese che si trova in mezzo al Mediterraneo e che quindi è in costante guerra o instabilità. Lo è stata durante la Guerra Fredda, perché era appunto in un crocevia fondamentale per gli interessi occidentali, e noi eravamo anche un paese dove siamo arrivati quasi al 26-28% di persone che votavano Partito Comunista. C'era il più grande Partito Comunista occidentale in Italia, e questo chiaramente creava molte tensioni e molta attenzione da parte dei paesi alleati. E poi è finito quel periodo, che in qualche modo comunque, diciamo, eravamo riusciti a cavarcela, perché eravamo riusciti sì, in mezzo a tanti contrasti, anche segnali, cioè le stragi del primo decennio sono state diverse da quelle che sono venute dopo. Diciamo, la strage cos'è? È un atto di guerra non ortodosso, no? Così viene definita, sì, dagli esperti, così. Poi la definì Giannettini nel suo famoso libretto che distribuì al famoso convegno dell'Istituto Polio nel 65, quando cominciarono a saltare in aria i treni con le bombe, no? Ed era appunto un teorico della guerra non ortodossa, Giannettini. Senta, e quindi della strategia della tensione. Quello fu considerato l'inizio, quel convegno in quell'istituto, della strategia della tensione in Italia, sì, che, diciamo, non è mai finita. Sì, diciamo il momento zero da quale è cominciato tutto. E appunto, diceva Rita Gioacchino, non è mai finito. Ovvero, sono finite le reazioni più clamorose. Sono finite proprio nel 93, diciamo, ci sono state le ultime stragi, come azioni, no? Le ultime bombe ad esplodere. Mm-hmm. Poi un po' in tutto il mondo sono cominciate le guerre finanziarie. Il problema sono cominciate le guerre, diciamo, diciamo, le attività di destabilizzazione, a parte nei paesi arabi, che abbiamo visto di recente, no? come è esplosa la situazione. Però, diciamo, in Occidente, diciamo, un po' anche la denuncia che è venuta dalla Grecia, le guerre e i colpi di mano si fanno attraverso la guerra economica, no? Attraverso la finanza, attraverso le banche. Volevo chiederle, Rita Di Gioacchino, mi dispiace interrompere, questo paese, il nostro paese, no, che amiamo tanto, ha sempre tante verità e tanti livelli di verità, no? C'è una verità che è sempre ufficiale rispetto a molti fatti di cronaca, a molte stragi, c'è una verità processuale che è ancora un'altra cosa, e poi c'è però una terza verità che è quella che magari tutti sanno e che però non si può dire, no, che appartiene alle sfere dell'indicibile. E poi, insomma, ci sono libri come questo che mettono, secondo me, tutto l'indicibile appunto insieme e ne fanno una trama lunga 45 anni. Come si può? Una trama gialla. Può scrivere tutto questo senza, che è la mia preoccupazione da giornalista, più che da lettore, come si può scrivere tutto questo senza passare per pazzi, no? Vabbè, il solito esagitato, senza passare, per pazzi, dico, per pazzi, per esagitati, no? Il solito complottista, quello che vede tra me e io. Dove trova questo coraggio? È un problema che mi sono posta, per cui questo libro è stato molto tormentato, no? E poi, sai, quando uno arriva quasi alla chiusura di un percorso,
manca anche la voglia di fare chiarezza di tante cose che ha fatto, scritto, letto, visto, vissuto. Perché poi tu fai il giornalista come me, fai anche tu lo scrittore, sai benissimo che c'è un momento in cui uno decide di fare un libro e in cui, come si dice, l'approfondimento, il tirare sì. le fila di mille cose che tu giorno per giorno hai raccontato, però le devi raccontare cercando di comprenderne il senso, sì. no? Sì, sì. Che spesso nel pezzo del giorno il senso può sfuggire, sì. però si mettono insieme tanti tasselli della memoria. Poi io, guarda, in qualche modo, come dire, a dispetto dei santi l'ho fatto questo libro, perché anche rotto con un editore che poi è stato il mio editore per 5 libri, e quindi diciamo avevamo un rapporto consolidato durato oltre 10 anni, è stato l'editore del Libro Nero. L'ho fatto a dispetto dei santi perché in qualche modo ho pensato, non perché io abbia qualche, come dire, valore particolare o capacità superiore a quella degli altri, ma per una serie di motivi legati al mio percorso professionale, alla mia vita, alla mia generazione, no? Sì. Per tanti motivi, il fatto sì che io ho attraversato tante esperienze che non tutti i giornalisti o tutti quelli che hanno potuto raccontare queste cose, gli studiosi, eccetera, hanno potuto mettere insieme. C'è chi ha fatto politica e basta. Sì, no? Diciamo, Rita Gioacchino è occupato di Sicilia e basta. Rispetto a queste chi, cose. Cioè. Chi si è occupato della strage di Piazza Fontana, della strategia della tensione, no? Io per tutta una serie di motivi mi sono fatta tutto questo. Appartengo alla generazione del 68, quindi ho attraversato quella fase. E in qualche modo, soprattutto durante gli anni del terrorismo, la mia attenzione a tutto quello che accadeva era anche legata mm-hmm. al fatto che gran parte dei miei amici, delle persone con cui avevo condiviso speranze, progetti, attività politiche, erano finiti in carcere, no? Erano finiti in carcere con reati gravissimi, dall'omicidio alla banda armata, quindi diciamo è stata una tragedia generazionale. Quando noi diciamo che in Italia manca una classe dirigente, io penso a quella che poteva essere quella classe dirigente, che poi era quella della gente che aveva oggi tra i 60 e i 70 anni, no? Sì, noi tra i 55 e i 75, che è stata bruciata completamente. Noi abbiamo esaurito il tempo a disposizione. Sì, no, vabbè, stiamo un pochino divagando. Sì, stiamo divagando e vorremmo divagare ancora tanto, perché è davvero interessante ascoltare. Come diceva, come ricordate, da Gioacchino, no, ma diciamo che le stragi del 92-93, che sono poi l'atto finale, no? Sì, l'atto finale. Ecco, tu hai visto, insomma, io le considero un golpe, quel golpe a lungo minacciato, sì, che poi alla fine è stato fatto. Ora, quando uno parla di golpe, si immagina, non so, i carri armati, no? L'occupazione militare, la nascita di una dittatura, ma questi sono golpe all'antica. Questo è un golpe molto moderno, quello del 93. Un golpe moderno, un golpe sofisticato, un golpe in cui comunque è stata completamente destabilizzata la nostra classe politica, non perché non avesse pecche, ma diciamo non è che in altri paesi non fossero tutti santi, no? È chiaro, la nostra classe politica è stata liquidata, non siamo mai più poi da un... poi c'è stato tutto il berlusconismo, arriviamo tutto quel periodo. Ai giorni nostri, infatti. E arriviamo ai giorni nostri. Grazie, e non siamo ancora riusciti a ritrovare un equilibrio, ma infatti, soprattutto non siamo più quel paese che, insomma, voglio dire, con la fine della Guerra Fredda e quelle bombe, quella catastrofe, quel periodo terribile che abbiamo attraversato, non più riusciti a riconquistare. Oggi siamo un paese, non dico alla deriva, ma insomma che galleggia, che sopravvive, che viene fatto sopravvivere, perché liquidarlo del tutto creerebbe uno scompiglio eccessivo anche nei nostri vicini di casa. Grazie, Rita Di Gioacchino. Noi abbiamo grazie il tempo. A voi. Davvero, mi fanno segnare piacere. La torta e il vetro. Mi ha ci fatto si piacere vede presto, parlare spero. Con una radio di Trapani, perché come sai è stata la prima città in cui io sono arrivata nell'88 in Sicilia. E che conosce bene, tanto nel libro si parla anche di Trapani. Grazie, Rita Di Gioacchino. Buon lavoro. Grazie a voi. Strage, il volume che abbiamo presentato in questa puntata, I volatori di RMC 101, l'ha pubblicato Castelvecchi.